Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, come state? Bentornati in un nuovo video. Sì, non vedete male, ma ho un nuovo look con un colore tanto pazzo, perché era da troppo tempo ormai che ero con il mio colore naturale, non ne potevo più, avevo voglia di cambiare. Però sì, avevo voglia di un colore strano, ma non avevo voglia di ritornare al mio solito turchese, azzurro cielo. E quindi ho visto sto colore e ho detto no, vi prego, devo provarlo. Quindi l'ho comprato e qualche giorno fa l'ho fatto. Ovviamente chi mi segue su Instagram lo sapeva già perché avevo già spoilerato la cosa. Quindi se non mi seguite andate subito a seguirmi perché sotto vi lascio il link. Ora ve lo mostro bene da vicino, guardate, forse in videocamera non rende, ma credetemi che è proprio giallo evidenziatore, adoro troppo, guardate. Da-da! Ho fatto tutto, praticamente ho fatto tutto da me, adesso mi rimetto qua comodo. Ho creato tipo, adesso vedendo così l'effetto non sembra, però ho creato una mezza luna che arriva fino a qui dietro e niente, no, ma guardate, è super flash il colore, adoro! Niente, sono troppo entusiasta. Comunque mi perdo sempre nel parlare, bentornati in un nuovo video. Finalmente oggi dopo tanto tempo vi riporto un video haul perché effettivamente alcuni di voi nei messaggi privati su Instagram mi chiedevano ma non fai più video haul? E quindi da-da! Eccoci qua. Sono stato domenica ad Arese e anche lì ve l'avevo spoilerato in effetti su Instagram. Io ho fatto un po' di shopping. Allora, vi devo dire che tante cose che ho preso non ve le posso mostrare per il semplice fatto che mi sono già portato avantissimo e ho già iniziato con i regali di Natale, anzi, più della metà li ho già fatti, quindi purtroppo tantissime cose non ve le posso far vedere, però ovviamente tutto quello che è mio vi mostro tutto perché non vedo l'ora. Ma prima di iniziare io vi voglio invitare a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti, a cliccare sulla campanellina che trovate qui in basso per essere sempre aggiornati su tutti i prossimi video e a cliccare sul tasto abbonati che trovate sempre qui sotto e che vi darà un sacco di cosine in più, video in esclusiva soprattutto. Allora, non so nemmeno io da dove iniziare, in realtà ciò che vi mostrerò sono acquisti in tre negozi e basta, perché ho comprato anche tante altre cose in tanti altri negozi, ma purtroppo, come vi ho già detto, non posso mostrarvelo. Non vi dirò neanche in che negozio ho comprato perché potrei spoilerare tanto e quindi non voglio, dato che poi ci sono persone che mi seguono a cui ho fatto i regali, quindi non voglio assolutamente spoilerare. Allora, iniziamo da quello più veloce, quello meno ricco, diciamo. Allora, primo acquisto non c'entra niente con Arese, nel senso che mentre tornavamo da Arese siamo passati di fianco ad IKEA e quindi abbiamo fatto una piccola capatina pure lì perché allora dovevo prima cosa prendere un oggetto che andasse a completare un regalo di Natale. Ma non ve lo posso far vedere. E poi intanto che ero lì ho detto, non l'ho comprato l'anno scorso, 2 anni fa sì, l'anno scorso no, perché con tutte le chiusure che ci sono state non l'ho comprato. Ho detto, quest'anno devo per forza ricomprare il calendario dell'avvento di IKEA, che sì, fa un sacco di riflesso la ring, ma se lo tengo così riuscite a vederlo meglio. Allora, questo voglio anche un vostro consiglio, nel senso che adesso a fine novembre, primi dicembre iniziamo con un video in più a settimana, quindi ve lo spoilerò già, sarà il martedì, oltre che al venerdì, in cui apriremo i calendari dell'avvento del 2021. Allora, sinceramente questo non era contemplato fra le varie aperture, ma se siete curiosi di vedere cosa c'è all'interno, ve lo mostro. Quindi fatemi sapere sotto nei commenti voi se volete che facciamo anche una puntata con il calendario dell'avvento di IKEA. L'ho pagato 12,90 euro. Mi ispira un sacco sempre perché all'interno in due caselline, adesso non mi ricordo, se non mi sbaglio 2 anni fa, una era il 24 e l'altra, boh, vedendo la grandezza della casella direi il 6. Ci sono dentro anche due gift card IKEA.
La prima che troviamo, quindi presumo il 6 di dicembre, ha un valore di 5 euro sicuri. Mentre la seconda che troviamo ha un valore a sorpresa, che può variare dai 5 ai 1000 euro. Io mi ricordo che 2 anni fa avevo trovato, vabbè, la prima di 5 euro, mentre la seconda era da 20 euro. Quindi me lo sono straripagato e in più ho avanzato anche soldi. Infatti non ricordo cosa poi avessi comprato, però vabbè, avevo fatto shopping day che ovviamente con quei 25 euro. Mal che vada, se anche dovessimo trovare 2 gift card a 5 euro, alla fine il calendario dell'avvento andiamo a pagarlo 2,90 euro, quindi ci sta. Vabbè, comunque fatemi sapere voi sotto nei commenti se volete che apriamo anche questo calendario. Poi passiamo a un altro negozio dove ho comprato solo una cosa, ma è bastata una perché è stata alquanto cara. Non ce l'ho fatta, ragazzi, sono finito ancora in un negozio Lego. Non è possibile. Allora, qui su YouTube sicuramente non ve l'ho fatto vedere, anzi, sì, forse, non mi ricordo, credo di no, però avevo comprato tipo un mese fa, giù di lì, sempre della Lego, il set quello con Mickey Mouse e Minnie. Stupendo, già costruito. Ovviamente avevo messo 1000 storie su Instagram. Però è stato bellissimo, anzi magari quando facciamo un vlog ve lo faccio vedere perché oltretutto l'ho messo qui in sala. Sto ancora aspettando che mi arrivi la teca che abbiamo ordinato, perché sapete che li metto nelle teche che almeno non si riempiono di polvere. E niente, sono passato davanti a un negozio Lego, ci sono entrato così tanto per e alla fine sono uscito con un altro super kit. Questo giro, aspettate perché pesa un macello. Guardate qua, l'edizione speciale di quest'anno riguardo Harry Potter. C'è questa mega edvige con la lettera, c'è la sciarpa, ci sono gli occhiali e la bacchetta di Harry. Poi cos'è che c'è? Lì ci sono tutte le varie provette con tutti, come si chiamano, tutti i vari incantesimi. No, io adoro troppo. C'è il boccino d'oro, c'è la cioccorana. Ragazzi, è stupendo. Cioè, vi dico che sto qui fremendo per iniziarlo. Aspettate, lo appoggio perché pesa un casino. Fremo nel cominciarlo, solo che dovevo fare il video, quindi ho detto non lo comincio subitissimo. Però è meraviglioso, ragazzi. Cioè, è stupendo. Questo ha 3010 pezzi. È appunto la nuova collezione Lego con Harry Potter e questo è stato pagato un pochino perché questo costa 249 euro e 99, però era da un po' che lo volevo, ragazzi. Penso che vi lo dico già, ve lo spoilero, il prossimo acquisto che farò da Lego sarà Dragon Alley. È stupendo, non l'ho ancora preso, a parte che costa tipo, mi pare, 350 euro, ma poi perché è enorme, quindi dovevo studiare dove metterlo. Adesso ho già capito tutte le varie postazioni per i Lego, quindi stop, deciso, ho trovato anche il posto per quello, quindi quando finirò Edvige, finirà che compro anche Diagonally. Anche il negozio Lego è terminato. E ora passiamo all'ultimissimo negozio. Secondo voi, ragazzi, se vado ad Arese, qual è il negozio dove entro sempre per forza e anche una cavolata la devo comprare? Ovviamente, Primark! Eccolo qui, col sacchettone, che ne ho già 10.000 a casa, ma tutte le volte li lascio a casa e tutte le volte compro un sacchettone. Molto bene, vabbè, piccoli dettagli. Allora, primo acquisto da Primark è stato in sé il sacchettone in tela. E ci siamo. Premetto che sono rimasto un pochino deluso, nel senso che sono andato convinto di trovare già tutte le cose di Natale, anche perché ho già visto dei video su YouTube dove alcuni Primark hanno già prodotti natalizi. Quindi sono andato super deciso perché avevo visto appunto su YouTube nei vari video tante cose che volevo comprare. Peccato che arrivo lì e l'angolo del Natale era veramente un buco. C'era giusto un angolino, probabilmente stavano ancora allestendo perché poi in giro per il negozio c'erano gli scatoloni con scritto Christmas, tutte quelle cose lì, quindi sicuramente staranno iniziando a mettere le cose.
Però ecco, sono rimasto deluso perché ero già partito tutto, oh, esaltato, compro mille cose di Natale, ne hanno comprato un cavolo. Quindi delusione, però vabbè. Altra cosa, sono andato straconvinto perché volevo prendere un po' di pigiami. E vi devo dire la verità, io come pigiami vado nel reparto donna perché nel reparto uomo ci sono i pigiami classici che a me non piacciono per niente. Quindi io anche nei pigiami sono più per cose Disney, cose così, e li hanno solo nel reparto donna. Quindi delusione totale anche con i pigiami perché non c'erano le taglie, c'erano solo XS, S, M. Quindi le taglie più grandi erano finite. Delusione totale, ma qualcosa ho comprato. Allora, iniziamo dalla prima che ho messo qui di fianco perché altrimenti se la lasciavo nella borsa la rompevo. E questa è per il mio amore, per mia. Guardate che ciotola che ho preso! In realtà ne aveva già una simile, ma non aveva tutte le mini qui, ma aveva tutti i pois bianchi. Quindi vabbè, ne ho comprato un'altra perché ne avevamo solo una per l'acqua, mentre per le crocchine usavamo un'altra ciotola. Quindi adesso al completo tutti e due, adoro troppo. Poi riprendo il mio sacchettone e vi faccio vedere un po' cosa ho comprato, anche se veramente c'è poca roba per me. Ho comprato queste calze di Winnie the Pooh, oddio, aspettate, eccole qui, no, sono stupendissime. Con l'antiscivolo, sono quelle morbide quindi non stringono, infatti vedete che anche qua c'è l'adesivo che restano morbide. Scusate, nel frattempo c'è Mia che urla, ma stanno facendo i lavori tutti attorno a me e quindi sta diventando un po' scema con tutti i rumori. Top, stupendi, le ho pagate 3,50 euro. Poi ci sono ancora due cose, ma non so da dove iniziare, sinceramente. Sì, è un po' scarno, in effetti. Perché, vabbè, c'erano anche le robe per Diego, però le ho tolte perché non c'entrava niente con me. Ho comprato, guardate, questa maglia è stupendissima di Sailor Moon. Quindi davanti c'è la scritta Sailor Moon, mentre dietro, guardate, no, è magnifica, la amo. Troppo bella, cioè. Non potevo lasciargliela lì, è stupendissima. Questa l'ho pagata 14 euro. È a maniche lunghe, come vedete, e sulla manica c'è questa scritta in giapponese, cinese, non lo so. E non so neanche cosa voglia dire, ma non chiediamocelo. Quindi stupendissima. E ora ultimissimo, ma appena l'ho visto me ne sono innamorato, ragazzi. Cioè, non potevo neanche questo lasciarglielo lì. Guardate che cosa ho preso della collezione Disney. È un sacco per il piumone con le federe di Topolino e Minnie. Eccolo qui, ma adesso ve lo faccio vedere dietro che c'è il disegno come quando è sul letto. No, guardatelo. È meraviglioso! No, stupendo, ragazzi. Quando l'ho visto ho detto, oh mio Dio, in realtà c'era questo, c'era uno solo con Minnie, uno solo con Topolino e quello di Winnie Pooh che era meraviglioso anche quello. Fosse stato per me li avrei comprati tutti, però mi sono dato un contegno perché adesso, tralasciando che vi ho fatto vedere queste quattro cosine, ma anche da Primark ho speso circa 150-200 euro, quindi ok, è già tutto un dire. E sono però contentissimo. Queste le ho pagate 20 euro e niente, sono stupenderrime. L'unica cosa spero che siano un pochino più grandi rispetto a quelle che avevo comprato di Harry Potter, perché tipo il copripiumino è davvero piccolo per metterci un piumino matrimoniale. Quindi io le ho sempre usate come copriletto. Spero in queste perché boh, qua la misura è 200x200. Nel caso, poi quando le metto ve le farò vedere o in un vlog o comunque sicuramente ve le faccio vedere anche nelle Instagram Stories. Quindi, ovviamente sarete i primi a vederle. Ragazzi, anche se è un po' scarno, il mio video è già finito. Effettivamente pensavo di avere più robe da farvi vedere, ma quando poi toglievo tutti i regali che ho fatto, ma anche se no, aspettate un attimo. Infatti adesso stavo guardando nella borsa e mi sono accorto che avevo dimenticato una cosa che non potevo dimenticarmela. Carta regalo, ma guardate ragazzi, di Toy Story! No, vabbè, appena l'ho vista me ne sono innamorato, ho dovuto comprarla immediatamente. Questi sono 5 metri di carta e li ho pagati 2 euro.
Però è stupenderrima, ragazzi. Anche questa non ve la apro perché poi non riesco più a riavvolgerla. Ti ho già detto, Diego, dato che poi a dicembre è il mio compleanno, incarta tutti i miei regali con questa carta perché la amo troppo. Ormai sapete la mia passione per Toy Story. A questo punto direi che il nostro video haul è veramente finito perché non ho nient'altro. Mi raccomando, ricordatevi di farmi sapere qui sotto nei commenti se volete che apriamo anche il calendario dell'avvento di IKEA insieme. Io spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso vi ricordo ancora una volta di lasciare tanti 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 like, di iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti, di cliccare sulla campanellina che trovate qui in basso per essere sempre aggiornati su tutti i prossimi video e di cliccare sul tasto abbonati per avere dei contenuti in esclusiva come video in più e soprattutto le live. Sotto in descrizione vi lascio anche i link per potermi seguire su Instagram, su Facebook e su TikTok. Io vi mando un bacione grande grande e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!